I vantaggi da un punto di vista sia dei retailers che delle aziende produttrici, se può farci un esempio? Ma io partirei lato industria farmaceutica, sicuramente diciamo il vantaggio più grande, che poi è trasversale per tutti, è quello di poter contare su un costo per la distribuzione diretta drasticamente più basso rispetto a quello che oggi l'industria deve sostenere. Parliamo di circa un ottavo rispetto al costo che oggi l'industria sostiene. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire una grande opportunità, perché l'industria potenzialmente potrebbe andare a servire direttamente anche tutte le farmacie presenti sul territorio italiano, che sono circa 20.000, contro circa un 50% che oggi raggiunge direttamente. Questo ovviamente si riflette anche lato farmacia, perché comprare direttamente vuol dire poter contare su un maggior margine, quindi è valore che si libera da ambo i lati. Poi il prodotto in sé garantisce, diciamo, una relazione diretta molto più dinamica, flessibile, c'è un grande sostegno nei processi decisionali, principalmente quelli più complessi, e questo alla fine si va a tradurre in un recupero di una risorsa altrettanto importante, che è il tempo. Tempo che entrambi i soggetti potranno andare ad impiegare per attività con maggior valore aggiunto. Qual è il contesto di mercato in cui si va a inserire un servizio del genere? Parliamo di un contesto di mercato con competitività e complessità crescente, quindi diciamo un mercato che distribuisce sempre meno valore agli attori presenti nello stesso mercato, e questo aspetto rappresenta un limite e anche un po' una minaccia per tutti gli attori che si trovano in questa fase a dover affrontare cambiamenti importanti e sfide strutturali nel sistema stesso. Ad esempio, il canale farmacia ha la necessità di affermare il suo ruolo di primo presidio sociosanitario sul territorio, e per farlo deve riuscire ad sfruttare opportunità come la farmacia di servizi, ma per farlo ha bisogno di risorse. E quindi la nostra soluzione vuole proprio dare un contributo per liberare risorse da andare poi a impiegare in opportunità come questa. Di quale tecnologia vi avvarrete e quali sono gli standard appunto di sicurezza? Allora, la principale tecnologia è sicuramente la multiside, che è quella che consente di creare un ambiente digitale in cui industria e farmacia si relazionano in maniera molto in tempo reale, quindi molto dinamico e molto flessibile. Un'altra tecnologia importante è sicuramente la data integration, che consente a entrambi i soggetti di accedere a quelle informazioni rilevanti nelle varie fasi del processo decisionale. La business intelligence invece supporta nei processi decisionali più complessi che entrambi gli attori si trovano a dover affrontare nelle posizioni rispettive che hanno. Già nel 2024 noi pensiamo di presentare al mercato ulteriori innovazioni in ambito tecnologico, come ad esempio l'intelligenza artificiale, che inizieremo ad applicare su processi complessi come quello del forecasting, no? Della previsione delle vendite. In termini, diciamo, di standard di sicurezza, noi stiamo implementando in piattaforma le ultime soluzioni che il mercato rende disponibili in termini di cyber security, quindi significa massima riservatezza e massima sicurezza per i dati condivisi nel nostro database. Costi di questo servizio per un eventuale cliente interessato, e da quando appunto sarà disponibile? La piattaforma sarà disponibile nei primi mesi del 2023. L'uso della piattaforma è gratuito, l'unico costo da sostenere è una fee percentuale che viene applicata su ogni transazione andata a buon fine e che ha una dimensione dell'ordine dello 0,